Uno che nell'80-78 usciva con i migliori boa pitonati, con dei mantelli strepitosi, un boccolo gigantesco, e poi è diventato un uomo compito, garbato, adesso va anche a cantare dal Papa. Ma noi preferiamo ricordarcelo Wild, lui che ha dato l'ok alla generazione dei sorcini, il più grande di tutti, Renato Zero. Tributiamo qualcosina anche a lui. Vai bello?